20 casette in legno per portare il clima natalizio in città. Inaugurato il mercatino di Natale a Piazza Vittoria, partono così le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Brindisi e dalla Confesercenti. È una prima fase dove nelle casette si potrà trovare tutto per gli addobbi e anche qualche prelibatezza culinaria. Tra 15 giorni ci sarà la sostituzione via agli addobbi per dare spazio alle idee regalo. Abbiamo un pochino di tutto e tutte le cose che vedete qui le facciamo noi personalmente con le nostre mani, per cui tutte cose create dalla nostra fantasia e dalle nostre mani. Sono praticamente delle minuterie, diciamo, lavorate completamente a mano, ovviamente. Abbiamo utilizzato del compensato, un materiale molto simile all'argilla che si chiama, come si chiama? Fimo, si chiama Fimo. Sono tutti colorati a mano con dei colori acrilici, lucidati. Insomma, lavoro di minuteria. Il mercatino resterà aperto sino all'Epifania, tutto questo mentre lungo i corsi saranno organizzati spettacoli di animazione per i più piccoli. Il mercatino di Natale è diventata una tradizione brindisina, aspettata e apprezzata prima dai bambini e poi sicuramente dai cittadini e dai commercianti. Il Natale rappresenta comunque la grande occasione per sanare i nostri bilanci e stiamo cercando di fare e abbiamo cercato di fare di tutto perché questo Natale sia il Natale più bello in assoluto, nonostante la crisi, anzi abbiamo cercato di accelerare e di fare più cose. Si cerca così di far vivere il Natale in città, ma anche di riportare la gente nel centro cittadino per dare un po' di respiro all'economia e alle attività commerciali che, nonostante la crisi, cercano di sopravvivere.